prova. E un saluto a tutti carissimi amici, bentornati per questo nuovo video. Come avete visto dalle immagini che ho mandato a inizio video, e sicuramente avrete intuito anche dal titolo dell'articolo, oggi siamo in compagnia di una dashcam, quindi non parliamo di domotica, siamo nella sezione auto moto di cui ci occupiamo saltuariamente. Insomma, abbiamo realizzato anche qualche video su questo argomento, c'è una piccola sezione anche sul nostro blog. Bene, siamo in compagnia di una dashcam, non è la prima dashcam che proviamo, dashcam che vi ricordo essere l'abbreviativo di dashboard camera. Cos'è una dashcam? Sicuramente tutti lo sapete, insomma, questo dispositivo che permette di registrare di fronte al nostro veicolo. In realtà ne esistono modelli che possono registrare anche nella parte posteriore del veicolo mentre stiamo andando, siamo in marcia con la nostra automobile, e permettono di registrare un videoregistratore, sostanzialmente registra su una memoria interna, su una micro SD di solito, e ci permette nel malaugurato caso, insomma, di incidente, di sinistro stradale, di investimento, insomma qualsiasi cosa può succedere con la nostra macchina, con la nostra automobile, ci permette di avere una videoregistrazione di quello che è avvenuto. Non so se a voi è mai capitato, a me ricordo quando ero ragazzino con la mia fiammante Fiat Panda, mi è capitato, andavo tranquillo io per la mia strada, una strada dritta, senza ostacoli, senza nulla, sulla destra macchine parcheggiate a spina di pesce. A un certo punto una di queste automobili, mentre io transitavo sulla mia strada, si butta in retro per uscire dal suo parcheggio a spina di pesce e praticamente non ho fatto in tempo neanche a frenare perché mi è venuta praticamente addosso. È scesa una signora, scusami tanto, non ti ho visto, stavo facendo retromarcia in mezzo a altre macchine parcheggiate, non vedevo chi arrivava, quindi si è scusata perché era stata lei la causa dell'incidente. Bene, due giorni dopo mi arriva la lettera del suo avvocato, dove la versione era cambiata, fantasiosamente era cambiata, perché io avevo tamponato lei perché lei era già uscita dal parcheggio, era ferma sulla strada perché un pedone stava attraversando, pedone che poi era stato addirittura messo come testimone, che naturalmente nella storia reale non c'era assolutamente nessuno, e io senza alcun motivo ero arrivato così in pieno da dietro senza guardare e l'avevo tamponato. Quindi immagino che se all'epoca avessi avuto una dashcam a bordo della mia automobile, insomma, avrei potuto dimostrare video alla mano che le cose non erano andate in quel modo ma erano andate in un altro modo. Alla fine poi abbiamo avuto il 50%, il famoso concorso in colpa. Oppure, insomma, potete vedere su YouTube tante volte veramente dei video esilaranti di gente che fa finta di buttarsi sui cofani delle simula un investimento, macchine praticamente ferme che non investono praticamente nessuno, e qualcuno, insomma, fa qualcosa del genere, insomma se ne vedono un po' di tutti i colori. E quindi niente, questi dispositivi si stanno diffondendo in maniera abbastanza capillare, non è raro, insomma, vederli sui parabrezza delle automobili in circolazione. Bene, oggi parliamo, come per tutti i prodotti, dispositivi elettronici, di elettronica di consumo, abbiamo dispositivi per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Bene, oggi siamo in compagnia di un dispositivo sicuramente nella fascia economica del mercato di questi dispositivi, l'Apeman C450. È una dashcam che costa veramente poco, adesso andiamo a vedere come fa, però nonostante il suo costo d'ingresso, insomma, costa circa 35 euro su Amazon, addirittura comprensivo di spese di spedizione, fa discretamente il suo dovere. Poi alla fine io sono del parere che, insomma, i dispositivi devono fare una cosa fatta bene. Bene, questa dashcam devo dire che registra in full HD, ha un display da 3 pollici dove possiamo, diciamo, impostare le varie opzioni del menu, permette di registrare anche l'audio perché integra un microfono che naturalmente sarà possibile disabilitare qualora lo si voglia, e poi altre caratteristiche interessanti, ma adesso andiamo a sbirciare un pochino nel menu e ve le spiego una alla volta. Abbiamo visto un pochino tutti gli accessori che sono comparsi sulla mia scrivania, quindi il contenuto della confezione. Abbiamo la dashcam vera e propria, poi qui abbiamo un supporto sempre per attaccarlo alla nostra automobile con biadesivo, quindi questo tipo di supporto possiamo praticamente attaccarlo magari sul cruscotto o qualcosa del genere.
Poi abbiamo il supporto da parabrezza, quindi alternativo a quello con il biadesivo, che funziona con la classica ventosa. Vedete che sia questo che questo, ve li faccio vedere da vicino, hanno questo aggancio che poi, tipo a baionetta, così va inserito all'interno della... Ecco qui, va inserito nella dashcam che poi viene bloccata. Ok, poi abbiamo un adattatore per l'alimentazione da presa accendisigari dell'auto. Vedete che esce direttamente con il cavetto dall'adattatore per caricatore e poi in più ha una presa USB femmina per ricaricare magari l'altro smartphone, eccetera. Quindi veramente comodo come accessorio. Poi abbiamo questa specie di levetta in plastica che serve ad agevolare l'inserimento del cavo. Vedete questo cavo molto lungo, perché immaginate, diciamo, che dal parabrezza questo cavo deve fare tutto il giro e quindi essere infilato magari con questa levetta che va a agevolare il lavoro all'interno delle guarnizioni sul bordo del parabrezza, fino ad arrivare alla presa accendisigari, perché immaginate, insomma, che non possiamo avere questo filo volante che attraversa tutta la e disturba poi la visuale del conducente dell'automobile che attraversa tutto il parabrezza, quindi deve girarci intorno, chiaramente deve essere occultato per fare una cosa fatta per bene, un lavoro pulito, e quindi questo strumento agevola l'operazione. E poi abbiamo la dashcam vera e propria, andiamo a vedere un pochino da vicino. Vedete sull'obiettivo, penso che si veda abbastanza bene, questo obiettivo ha un'apertura massima di 1,8, ha un angolo di visuale di 170 gradi e poi ha un EFL di 6,01 mm. Quindi la parte frontale è fatta in questo modo, vedete, è realizzato in plastica, una plastica abbastanza economica, insomma, in linea con il posizionamento economico del dispositivo. Sui due lati abbiamo tutti i tasti che servono a navigare nei menu e in più da questa parte abbiamo lo sportellino che accoglie la micro SD. Sulla parte superiore abbiamo visto che c'è la baionetta per attaccarlo ai supporti da auto e poi c'è il connettore per l'alimentazione mini USB. Attenzione, non è micro, è mini USB. Naturalmente i cavetti in dotazione sono mini USB. Ma abbiamo anche un cavetto in dotazione, eccolo qui, adesso lo prendo un attimino. Un normale cavetto USB, mini USB, con cui possiamo collegarla al PC. Perché? Perché vi spiego subito, anzi ve lo mostro proprio che cosa succede. Se la colleghiamo al PC, sposto un attimino l'inquadratura, vedete che la nostra dashcam si accende e ci fa vedere queste tre modalità, spero si leggano abbastanza bene, vediamo se riesco a mettere meglio a fuoco, perfetto, ora si legge bene: memoria di massa, fotocamera per PC e modalità video. Dunque, memoria di massa, penso che insomma non ci sia bisogno che debba spiegarvelo, verrà vista e rilevata dal sistema operativo esattamente come una chiavetta USB, e quindi non ci sarà bisogno, insomma, di estrarre la SD card dal suo vano per prelevare i video, ma potremo farlo direttamente collegando la dashcam a una porta USB del nostro computer. La terza opzione, e poi vediamo in ultimo la seconda, è modalità video, lo porta alla classica modalità dashcam, dove poi possiamo entrare nei menu, impostare, fare tutto quello che vogliamo. Invece quella centrale, che è quella che voglio mostrarvi ora, è fotocamera per PC. Bene ragazzi, io non sapevo che una dashcam potesse essere vista da un computer come una fotocamera, viene rilevata praticamente come una webcam. Ora magari qualcuno verrà a dirmi: Vincenzo, guarda che tutte le dashcam fanno questa cosa qua, ma boh, io non lo sapevo, è la prima volta che mi capita di vederlo. E qui andiamo a vedere come funziona. Scelgo fotocamera per PC, do l'ok, ecco, vedete che c'è comparsa questa icona a forma di telecamera. Che succede? Che succede? Sul mio PC, andiamo a togliere questo simpatico video, vado ad aprire Skype, vado nelle impostazioni audio video. Ok, vedete che tra le varie telecamere, quindi oltre alla telecamera quella integrata nel computer, che è questa qui, adesso ve lo faccio vedere magari sul display più grande,
Ok, oltre alla telecamera, questa qui che è la telecamera integrata nel mio notebook, viene rilevata quest'altra telecamera, questa USB PHI 2.0 USB camera. Non è altro che la nostra dashcam. Infatti, vedete, se la prendo in mano, adesso provo a entrare nell'inquadratura, ecco qui, vedete, sto inquadrando la pagina. Quindi sarà possibile utilizzarla sul nostro computer come webcam vera e propria, quindi con tutti i programmi di videoconferenza o insomma per qualsiasi altro scopo per il quale può servire collegata ad un PC. Bene, dunque andiamo a vedere invece le altre impostazioni che può avere questa telecamera. Dunque, se entriamo nel menu, naturalmente possiamo gestire risoluzione. Questa è importante, la registrazione ciclica. Potrà registrare in maniera ciclica fino all'esaurimento completo della micro SD interna, dopodiché ricomincerà a registrare sovrascrivendo i file più vecchi. Qui possiamo abilitare una sorta di HDR, quindi va a estendere un attimino la gamma dinamica del dispositivo, naturalmente via software, e quindi diciamo ci permette di avere una migliore dinamica nell'immagine tra le zone ad alta illuminazione e le zone magari in ombra. Qui possiamo regolare manualmente l'esposizione, rilevazione del movimento, quindi è in grado di attivarsi anche a rilevazione del movimento. Qui possiamo attivare e disattivare l'audio e poi abbiamo il timbro dati, cioè sul video, come avete visto nel video in apertura, può essere impostata la data e l'ora. Interessante anche l'impostazione, questo sensore di gravità, il G-Sensor integrato, permette praticamente in caso di incidenti particolarmente violenti, quando lui rileva diciamo un'accelerazione o una decelerazione oltre una certa soglia su questo sensore, è in grado praticamente istantaneamente di chiudere, fra virgolette, diciamo chiudere il file che stava registrando, prima magari che il dispositivo stesso vada in frantumi, si rompa a causa dell'incidente e quindi quel file non sia leggibile, quindi ha questa accortezza. Abbiamo questa opzione guardia di parcheggio, che significa? Significa che praticamente possiamo fare in modo che lei continui a registrare anche quando la macchina è stata parcheggiata. Naturalmente dovremo fornire al dispositivo, che pure ha una piccola batteria integrata, però dovremo fornire una alimentazione esterna. Avvertenza faro, questa diciamo ci avvisa quando l'immagine in notturna è particolarmente buia perché magari non sono stati accesi i fari dell'auto. E basta, siamo ritornati diciamo nel menu. Qui invece abbiamo il menu settings, dove possiamo andare a impostare data e ora, il tempo di spegnimento automatico, cioè dopo quanto tempo si deve spegnere dopo che abbiamo spento l'auto, i vari segnali acustici e suoni di avviso, la lingua, la frequenza di aggiornamento 50-60 Hz si può scegliere, salva schermo LCD off, anche questo perché praticamente quando mettiamo in moto la macchina lui si accende il display per qualche istante, dopo continua a registrare ma il display lo spegne. Il numero della vettura, anche qui possiamo indicare, diciamo, magari il numero della targa della nostra automobile che verrà stampato sulla ripresa, eventualmente, insomma, l'andiamo ad attivare. Il formato di registrazione, o meglio, qui non è il formato di registrazione, io sono entrato all'interno, serve a formattare la micro SD, è stato un po' tradotto format, è stato tradotto come formato, ma in realtà serve a formattare la micro SD. E poi qui riporta le impostazioni predefinite e qui ci dà la versione del software, niente, e poi ritorna indietro. Quindi queste sono un pochino tutte le caratteristiche. Vi faccio notare che il display non ha un angolo di visuale particolarmente elevato, vedete, appena lo piego un pochino tende l'immagine a cambiare di colore o a sparire addirittura su certe angolazioni. Vabbè, poco male, perché tanto il display in un dispositivo del genere serve veramente solamente a settare le prime impostazioni. Una volta poi che l'avrete messo in opera sull'automobile, non ve ne curerete più, insomma, la telecamera farà il suo dovere registrando i video e il display sarà un'opzione del tutto superflua.
Bene carissimi amici, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi a questo canale, qualora non l'abbiate già fatto, e a fare tap sulla campanellina delle notifiche per essere avvisati quando un nuovo video viene caricato. Vi ricordo di andare a visitare il nostro blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com, dove trovate un articolo correlato a questo video e tantissimi articoli interessanti. Abbiamo anche una pagina Facebook dove potete seguirci per gli amanti di Facebook, abbiamo un canale Instagram, abbiamo un canale Telegram dove potete registrarvi per essere avvisati quando un nuovo articolo viene caricato sul blog e dove trovate anche una sezione per parlare tra di voi e con me e con Luigi Duchi. E poi da qualche tempo ci trovate anche su Google News. Bene carissimi amici, è veramente tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a Vincenzo, ciao!